Ciao, bentornato o benvenuto sul mio canale. Se sei qui, probabilmente sei interessato al mare o alla pesca in apnea. E quindi quale migliore occasione per delle belle giornate d'estate per far vedere quello che succede nel fantastico mare di Taranto. Quindi preparati e buona visione. Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi tecnicamente prima pescata d'estate, siamo a fine giugno e qui c'è stata veramente una grande afa in questa settimana, molta umidità, molto caldo, speriamo che sott'acqua non ci siano condizioni sfavorevoli. Prepariamo la barca e si va. Ok, buongiorno. Sistemato il problema delle ruote, perché poi dopo l'ultima volta che ho trovato quella ruota praticamente aperta, il giorno dopo aver pescato, insomma, mi sono ritrovato col carrello abbassato da una parte, quindi anche l'altra ruota si era sgonfiata, non so, magari una cosa estiva, col caldo, la camera d'aria. Ho sistemato entrambe le ruote, pure quella di scorta, quindi da quel punto di vista proveremo a stare tranquilli, va? Vediamo, oggi cerchiamo di sfruttare al massimo questa bella giornata, la prima pescata insomma estiva tecnicamente, perché siamo entrati in estate e speriamo che il tempo ci accompagni, ma dovrebbe. E niente, quindi ci vediamo allo scivolo e speriamo che tutto vada bene. A dopo. Ok, siamo usciti, il mare qua è veramente trasparente, guardate qua, speriamo che mantenga così e ce ne andiamo subito sui punti di pesca, va? Oh, siamo arrivati sul primo punto di pesca, adesso ci cambiamo, l'acqua non è che sia proprio trasparente. Proviamo così, proviamo questi primi posti storici, io li definisco, per la tradizione di Taranto, e poi ce lo andiamo a cercare eventualmente. Ok, dai, ci vediamo in acqua. Ci sono posti che per quota o per posizione non considereresti mai in una pescata. Questi sono quei posti in bassissimo fondale, magari anche frequentati dai bagnanti in altri orari del giorno, che però ogni tanto c'erano qualche bella sorpresa. Ecco perché ogni tanto ritorno su queste posizioni classiche, diciamo così, un po' abbastanza sfruzzate della zona di Taranto, per cercare sorprese. Oggi però purtroppo l'unica cosa che riesco a trovare è questa bottiglia che normalmente prendo e riporto in barca. Vabbè, visto che su quei fondali non ho trovato nessuna sorpresa, ritorno su quelli a me un po' più congeniali, dai 10 ai 12, per fare un po' di razzolo, e una delle prime vittime è questo bel pizzuto di dimensioni adeguate. Nella giornata non girerà tantissimo pesce, però quello che riesco a scovare è di rango, come questo bel sarago maggiore. Ragione per cui comunque decido di pubblicare queste tre pescate, anche perché sono avvenute in tempi ristretti, tutte insieme. In uno degli ultimi tuffi della giornata, subito dopo la capovolta, mi ritrovo di fronte a questo bel pizzuto che continua ad allontanarsi. Decido quindi di fare un tiro abbastanza azzardato e infatti lo prenderò basso in pancia. In questi casi bisogna subito mollare quello che si sta facendo e cercare di salvare il pesce in qualsiasi maniera. Quindi mollo il fucile, lo vado a afferrare con le mani e per fortuna riesco a non perderlo, nonostante si sia abbastanza lacerato nella parte del ventre. Thank you.
Oh, abbiamo finito la pescata, è stata faticosa da stamattina che siamo in acqua, non era ideale, difficile perché non girava pesce, bisognava andare a cercarlo veramente con lanternino, poi quando l'abbiamo trovato qualcosa che girava non abbiamo capitalizzato perché si potevano fare almeno altri due pesci, quindi alla fine è venuto fuori pizzuto, maggiore, insomma cerniotto, quello che è. Va bene dai, vediamo un po' sto carniere, quello che abbiamo tirato fuori oggi. Allora, il sarago pizzuto grande, il maggiore, insomma, pizzutino, la cerniotta. Beh, meglio che niente, dai, diciamo così. Alla fine è stato faticoso, però i pezzi sono di rango. Fa un caldo che non ci si può stare. Fortunatamente io con la giacca da 5 e i pantaloni da 3, che forse è più indicato perché comunque c'è un taglio freddo. Per fortuna, ci siamo alleggeriti. Ok, va bene, che dire? Iscrivetevi al canale. Ok, va bene, alla prossima. Ciao. Mi raccomando, togliete tutto se potete, guardate qua, questo, la bottiglia, e poi lo buttiamo dove va buttato, non in mare. In questa seconda giornata le condizioni sono un po' migliori, la visibilità è sicuramente migliore rispetto all'altro giorno, infatti scendo subito con il lungo ma poi lo abbandono ben presto, le condizioni sono per sempre il razzolo. Qui dopo aver esaminato questo catino mi rendo conto quasi prima di salire della presenza di una corvina, quindi mi blocco e ritorno subito sulla preda. Il resto dei pesci da manuale, quindi planate per individuarli in acqua media e poi diciamo agguato dall'alto per fare un certo numero di saraghi. Aumento un po' la quota e in questo fondale bello di grotto e sabbia intravedo questa corvina che si nasconde dietro questo masso. Mi concentro e faccio un bel tiro portando a casa la preda. Sempre sullo stesso fondale, altro tiro alla Guglielmo Tell su questo sarago che non si avvicinava, anzi era proprio in allontanamento. Diciamo che abbiamo fatto la brigata estiva, non ci sono più, non ci sono più.
sbagliando per il caldo, ci cambiamo e ce ne andiamo. E visto che di estate stiamo parlando e di estate si tratta, ecco una bella pescata fatta in tutta tranquillità con la barca più grande. Ovviamente i fondali sono molto limitati e vedrete che anche in questi fondali in cui la gente magari si dedica alla nuotata oppure a passare il fine settimana si riesce a trovare delle belle soddisfazioni. Ovviamente siamo sempre a distanze previste, eh? Come ho detto più volte, non c'è bisogno di avere delle quote impossibili per poter prendere dei bei pesci. In questo caso i saraghi stavano girando veramente una quota ridicola, intorno ai 2,5 metri, massimo 3. Qui invece sono un po' più fondo, mi rendo conto solo all'ultimo di una scodata e quindi mentre stavo risalendo mi blocco e guardate che bel sarago. E credetemi, dopo un paio d'ore di pescata di questo tipo, la cosa migliore è poter ritornare in barca e passare il resto della giornata con la famiglia. Ma questa è tutta un'altra storia. Ciao, se stai vedendo questo video sono accadute tre cose.